Allora, diciamo che non mi aspettavo subito una sconfitta, proprio alla prima amichevole, non mi aspettavo un 3-0 contro il Norimberga, onestamente. Fa niente, fa niente. So che sembra strano da dire questa frase, ma fa niente perché è il calcio estivo. È il calcio estivo e lascia il tempo che trova, lo sappiamo. Le amichevoli sono sono inutili nel senso che sono quasi da inganno, nel senso che ci sono delle squadre che magari in estate le amichevoli, in amichevole riescono a dimostrare tutto il loro valore, ma durante la stagione si perdono. Mentre ci sono al contrario delle squadre che nelle amichevoli estive magari perdono anche qualche partita, ma che durante la stagione proseguono su una linea molto interessante. Quindi perdere o vincere oggi conta poco, contava poco. Poi, perdere 3-0 con il Norimberga è ovvio che un po' mi fa male perché perdiamo contro una squadra che con tutto rispetto gioca nella Zweite Bundesliga, però ci sono da dire tante cose. La prima cosa è che loro tra meno di una settimana hanno da giocare la loro prima partita di campionato, al contrario invece della Juve che giocherà ad agosto la prima partita di campionato contro il Comonio promosso dalla Serie B alla Serie A. La Juventus gioca più o meno verso metà agosto, qualcosina in più, verso il 18 agosto se non vado errato. Dunque è chiaro che una squadra come il Norimberga doveva oggi dare delle risposte. E le ha date perché il Norimberga ha giocato una buona partita, è una squadra molto ordinata, non ha creato l'impossibile, ma sicuramente ha creato qualcosina in più della Juve. Il primo tempo della Juve non mi è piaciuto, non mi è piaciuto poche cose positive se non nulle, perché sì, sicuramente la formazione era quella che era, perché la Juventus si presentava con un 4-2-3-1, con in porta di Gregorio, il neoacquisto in porta al posto di probabilmente Szczęsny che partirà. Vedremo dove, perché in questo momento è difficile piazzarlo. In difesa, linea 4 con terzino sinistro Rui della Next Gen. I due difensori centrali sono Facundo Gonzalez e Thiago Jalò. Facundo Gonzalez, scorso anno Sampdoria in Serie B. Thiago Jalò è la sua seconda partita ufficiale che gioca nella Juventus. Ricordiamo che rientra da un infortunio al crociato bello tosto, nel senso che lui è rientrato per la prima volta, la sua prima partita in assoluto con la Juve è stata Juventus Monza dello scorso maggio, però viene da un infortunio molto pesante come incrociato. A destra, come terzino destro, giocava Barbieri che l'anno scorso ha giocato in Serie B, buona stagione con il Pisa. I due a centrocampo, Thuram e Locatelli, forse gli unici due che potrebbero essere titolari insieme a Di Gregorio nella formazione iniziale di Thiago Motta. Sulla sinistra giocava Asa, trequartista Miretti, a destra con Menencia, unica punta Sekulov. Capite bene che questa formazione non è una formazione forte, perché è solamente due o tre titolari che sono Thuram, Locatelli e Di Gregorio, che poi Di Gregorio sarà titolare quasi sicuramente, ma Locatelli non sarà un titolare fisso inamovibile. Soprattutto considerando il numero di partite che la Juventus dovrà giocare. Il primo tempo è stato brutto perché confusione, abbiamo sbagliato tantissimo, abbiamo sbagliato veramente tantissimi passaggi, tantissimi falli commessi, poche soluzioni. L'unico che mi è piaciuto, anzi, gli unici due che mi sono piaciuti, che hanno fatto sicuramente meglio degli altri, sono stati Facundo Gonzalez e Asa. Gli unici due che hanno fatto una discreta partita. Hanno fatto senz'altro meglio degli altri. Mentre, però, per esempio, Thuram, Locatelli hanno fatto male. Hanno disputato una partita al di sotto del loro livello, probabilmente. Facundo Gonzalez ha fatto una buona partita, nel senso che si alternava con Thiago Jalò ad andare anche dentro il campo, perché la Juventus si presentava sì con un 4-2-3-1, però c'erano alcuni momenti in cui costruiva a 3 sostanzialmente, e dentro il campo entravano Facundo Gonzalez o Thiago Jalò, un po' si andavano ad alternare. Questa effettivamente è stata una delle idee che Thiago Motta ha proposto in questa partita. Comunque la Juventus ha fatto vedere in questa partita, perché con questo con Massimiliano Allegri non si è mai visto. Però Facundo Gonzalez è entrato dentro il campo, ha sbagliato veramente poco, lanci tra l'altro ben calibrati, quindi Facundo Gonzalez ordinato. Asa è stato il più propositivo, poi per carità non ci voleva molto essere più propositivi di Comenensia, Sekulov eccetera eccetera, però Asa è comunque un giocatore che non ha mai giocato in Serie A, ricordiamocelo sempre, quindi ha fatto senz'altro meglio di convenienza. Quindi
Seculov ha fatto anche come meglio di Fabio Miretti, però Asa è stato il più propositivo, ha tirato anche una punizione diretta in porta, parata al portiere appunto del Norimberga, però in generale è stato l'unico che ci ha un po' provato, secondo me qualche dribbling, qualche buona giocata, un calciatore veloce, forse un po' troppo piccolo fisicamente, ma ci sta, mentre gli altri male tutti, come Nessia, quei pochi palloni che li ha toccati non li ha sfruttati. Sekulov, come unica punta, si è rivelata una scelta fallimentare, ma ci può anche stare perché anche di Sekulov in Serie A non ha mai disputato un minuto. Non è secondo me neanche il suo ruolo, perché Sekulov è più un esterno probabilmente che una punta. Miretti, trequartista, tra le linee, non ha disputato una partita pessima. C'è stato di peggio, però anche lì Miretti ha perso tanti palloni, ha persi tanti. I due a centrocampo, Thuram e Locatelli indietro, tantissimo. Locatelli non mi è piaciuto per tutta la partita. Thuram, a parte una conduzione avvenuta a metà primo tempo, anche lui ha sbagliato di tutto. Forse Thuram ha sbagliato anche più di Locatelli. Il primo gol del Norimberga nasce appunto da una, se vogliamo, da un malinteso tra Barbieri e Locatelli. Palla persa, la palla arriva al numero 20 che segna contro Di Gregorio, poi Jalò poteva sicuramente marcarlo meglio, altro che non mi è piaciuto, appunto Thiago Jalò ha sbagliato tanto in difesa, mi sembra più un terzino che un centrale, ma è solo un amichevole, quindi si può capire poco, il primo gol del Norimberga è stato segnato da Xander, precisamente il numero 20, per la Juve appunto non ci sono state soluzioni offensive nella prima parte di gara, non ci sono assolutamente state, nel secondo tempo Thiago Motta li cambia tutti come è normale che sia nelle amichevoli, con in porta Perin, difesa 4, con Savona terzino destro, una delle poche note positive e poi ci ritorniamo, i due centrali sono Gatti e Cabal, provato come centrale di sinistra, sulla sinistra Cambiaso che è venuto anche tanto dentro il campo, i due centrocampisti Fagioli e Nicolussi Caviglia, trequartista Azic alla destra, Timothy Weah alla sinistra, Bangula dietro a Dusan Vlahovic che era l'unica punta, che era l'effettiva unica punta schierata oggi da Thiago Motta. Nel secondo tempo un po' meglio, perché era difficile ripetere il primo tempo, però nulla è scontato. Nel secondo tempo la Juventus crea qualcosina in più. Nel secondo tempo mi è piaciuto moltissimo Savola che mi ha impressionato, anche se ripeto, è solo un amichevole, e mi è piaciuto anche Cabal come centrale di sinistra. E studiando Cabal, vi ricorderete, no, l'analisi che abbiamo fatto, Cabal, secondo me, è molto più un centrale di. È, proprio, è molto più un centrale di sinistra che un terzino. Perché è bravo sui duelli aerei, ha un'altezza che appunto gli consente di fare quel ruolo, ma in generale Cabal è un giocatore con non una gamba, non con una falcata pazzesca, non è un terzino che va molto sul fondo, è più un terzino bloccato, e quindi secondo me Cabal ha più senso spostarlo come centrale sinistra, e oggi se l'è cavata secondo me bene. Sulla sinistra, vabbè, al posto di Rui non ha fatto bene, ma anche lì è della Next Gen. È entrato Cambiaso che ha offerto sicuramente qualche soluzione in più. Gatti si è visto quel che si è visto. Oggi Gatti ha fatto più lotte che altro. Gatti oggi è entrato proprio in azione. Si è visto, no? Qualche litigio con i calciatori avversari. I due al centrocampo, Fagioli disegna calcio. Fagioli anche lì uno dei migliori, decisamente meglio rispetto a Locatelli e Thuram. Filtrante, azzeccati, cambi di gioco sensati. Nicolussi Caviglia ha fatto il suo, mi è piaciuto, io lo terrei tanto come riserva perché è un buon giocatore sicuramente. Sulla sinistra Mangula ha spunti interessanti, qualche soluzione sicuramente molto più positivo Mangula rispetto ai vari Comenensi, a Sekulov eccetera eccetera, anche se vabbè Sekulov era una punta molto limitato. Trequartista giocava Azic che non mi è dispiaciuto, alla destra Weah che ha fatto una buona partita, lì davanti Vlahovic che ha sbagliato rigore. Nel secondo tempo il Norimberga segna due gol, la Juventus fino più o meno al minuto 1,70 ha creato qualcosina, penso a un tiro di Cambiaso parato dal portiere del Norimberga, penso a qualche cross messo dentro, penso a un tiro di Nicolussi Caviglia finito fuori non di tanto. Penso anche appunto a rigori sbagliati di Vlahovic, perché cosa succede? Azic si è liberato di un giocatore avversario, serve Weah con un filtrante, Weah in campo aperto viene steso da un difensore Norimberga, calcio rigore netto, batte Vlahovic, palo. Partendo dal fatto che a me Vlahovic come rigorista non è mai piaciuto e forse l'ho ribadito anche qualche volta, è
A me, io di Vlahovic, rigorista, non mi fido, a me non trasmette mai buone sensazioni. E alla Juve qualche rigore di troppo lo ha sbagliato. Ora, non facciamone una questione di stato. Ci può stare un rigore, pazienza, rigore sul palo, vabbè. Io non sono mai a favore di questi rigori qui. Io sono un fan dei rigori centrali. E poi, in generale, subiamo due gol da Poldi, perché il secondo gol del Norimberga nasce da un cross dalla destra di Valentini, tra l'altro tifoso anche della Juventus, pensate. Cross di Valentini dalla destra, tutta la linea difensiva dorme, arriva il pallone a un calciatore del Norimberga, Perin non può nulla, quindi più o meno verso la fine della partita segna il 2-0 e tanto per non farci mancare nulla segna anche il 3-0 il Norimberga su un contropiede dopo un'azione fallimentare della Juventus in fase offensiva. Ultimo appunto, a Norimberga mancava un rigore sacrosanto, cross dalla destra, colpo di testa di un giocatore del Norimberga, Weah praticamente la para di mano, la para di braccio, se no quel pallone sarebbe entrato. E l'arbitro non concede il rigore perché, ricordiamolo, in amichevole non c'è la VAR, se no sarebbe stato richiamato, sarebbe stato assegnato il rigore. Peccato, qualche soluzione in più nel secondo tempo, ma non si può essere soddisfatti di questa partita. Pazienza, attendiamo la prossima amichevole contro il Brest, il 3, spero di fare il post partita, la dovrei riuscire a guardare. Probabilmente non guarderò l'amichevole Juventus Next Gen. Però vedrò quante post partite riuscirò a portarvi dalla Juventus in questa amichevole. Ciao ragazzi, ciao a tutti.